Buon pomeriggio a tutti. Con grande euforia e soddisfazione presentiamo oggi il libro di Ermanno Cavazzoni, La galassia dei dementi, pubblicato dalla Nave di Teseo. Io sono felicissimo che l'Arcigirasio ci abbia concesso in questa giornata di usare la sala, perché l'abbiamo messo dentro al ciclo La voce dei libri, che abitualmente viene al sabato. Ma il libro ha tutte le caratteristiche per entrare in questo ciclo. Il cui nome prende dal grande Ezio Raimondi, La voce dei libri, tu conosci questo libro, pubblicato dal Mulino. E poi abbiamo il grande piacere di avere Andrea Baiani con noi, che dialogherà, con Ermanno. Prima dicevo, Ermanno, che questo libro, pur avendo una grossa mole e conoscendo come scrive Ermanno, non bisogna spaventarsi ad affrontare la lettura. Io ho già programmato, come dicevo, luglio, che sarà il mese dove avrò il tempo necessario per leggere, è un libro che affronterò. Anche perché chi lo prende in mano, c'è la scheda della sinossi del libro, e dice: tra funamboliche citazioni mitologiche e vicissitudini spassose e deliranti, Ermanno Cavazzoni ci risucchia nella sua fantascienza ironica, sfrenata e surreale, dove il futuro ci appare sospetto e un po' inquietante, un posto stranamente familiare. Io sono curiosissimo di sentire Baiani come ci spiega il contenuto di questo libro. Grazie, grazie molto. Grazie. Sente? Sì. Grazie Romano, grazie a voi per essere qui. Anch'io sono curioso di sentire che cosa ho da dire e quindi comincio a farlo. Beh, intanto appunto sono contento che Ermanno mi abbia voluto qua, che Ermanno e Romano mi abbiano voluto qua e sono quelle situazioni in cui prendi un treno volentieri, cioè prendi un treno per andare a, non so come dire, a onorare, a omaggiare un libro, un autore, però è proprio una cosa che ero contento di prendere un treno. Poi siamo venuti a piedi da casa di Ermanno, però di prendere un treno per andare a parlare di un libro non tuo è una cosa che ero contento di fare. Quindi quando mi hanno detto: ah, devi prendere un treno, ho detto: beh, è il minimo che si può fare per un libro così. Allora, questo libro, poco fa ad Ermanno, abbiamo cominciato a parlare di questo libro, che quando io l'ho ricevuto, naturalmente ho avuto un attimo di timore, ma l'attimo di timore che ho avuto io dipendeva dal fatto che c'era la scadenza di questo incontro e io volevo arrivare dopo aver letto naturalmente tutto il libro. E quindi ho preso il libro e ho visto che erano 663 pagine, mi sono detto: va bene, devo frazionare il libro, mi sono dato dei compiti di lettura. Avevo 10 giorni, cioè i 10 giorni, mi sono messo 10 giorni in cui potevo leggere, quindi mi sono detto: devo leggere 60 pagine al giorno, bla bla bla. E quindi, diciamo, mi sono messo con le spalle coperte, o come mi ha detto Jean Talon, si dice per stare dalla parte dei bottoni. Mi ha detto che a Bologna si dice così, per stare sicuri, per stare dalla parte dei bottoni devo leggere 60 pagine al giorno. E poi in realtà il libro l'ho finito molto prima di quanto avevo preventivato. Per esempio, e questo vuol dire qualcosa, vuol dire il fatto che in realtà quando ci sono entrato dentro non mi è sembrato di leggere un libro di 660 pagine, anche se devo dire, se un libro è bello anche leggere 660 pagine, non voglio dire, cioè, però è quello che vi racconto è quello che mi è successo, che in realtà sono stato dentro una cosa e mi sono molto divertito. E fondamentalmente la cosa che mi aveva molto colpito, questo è un libro che è ambientato nel 6000 D.R. e per tutto il tempo quando leggi il libro ti provi a dire: ma dopo R cos'è R? No? E poi a un certo punto posso dire che cosa, tanto, a un certo punto poi ti rendi conto che questo DR è dopo la ruota. Dopo l'invenzione della ruota. Quindi questo libro in fondo racconta cosa l'uomo tecnologico, l'invenzione della ruota come la nascita in fondo dell'uomo tecnologico, dell'uomo che ha fondato come dire, la propria fede sulla tecnologia,
e che cosa è riuscito a fare in 6.000 anni o che cosa è riuscito a disfare. Questo è un libro che è interessante perché racconta una specie di disfacimento, no? Che però c'è un gran divertimento nella lettura, racconta una specie di momento in cui gli alieni arrivano sul posto, sul globo in cui viviamo, e tutto sommato poi creano, c'è una sorta di grande devastazione, un mondo popolato di robot, no? Che detta così sembra una cosa che state per entrare in un libro di fantascienza, come per certi versi può essere considerato, dove ci sono degli esseri umani, in particolare c'è una famiglia, ci sono un marito e una moglie, e che hanno, come dire, ciascuno di loro ha un robot personale. Allora, detto così, uno dice, è un romanzo di fantascienza, ci sono dei robot che fanno delle cose, e naturalmente la moglie ha un robot che fa tutta una serie di servizi e servizietti, e il marito ha una robotessa, una bamboletta, così viene definita, che fa tutta una serie di servizi e servizietti. E naturalmente c'è tutto un mondo popolato di altrettanti robot che fanno servizi e servizietti. Ora, il punto è che quando si legge questo libro, che io appunto avevo approcciato in questa maniera così organizzata e pronto a trovarmi dentro un libro di fantascienza, perché come era stato comunicato era il libro di Ermanno Cavazzoni, un libro di fantascienza, in realtà mi sono trovato dentro la gioia incredibile di stare dentro una specie di romanzo cavalleresco. Quando voi state dentro questo libro, a me sembrava di stare dentro l'Ariosto. E questo che vi assicuro che è una cosa che è impressionante, perché pur parlando di un uomo e di una donna che hanno dei robot che sono gelosi tra di loro e che raccontano di questo mondo andato in rovina in cui sono gli oggetti fondamentalmente, sono i robot a farla da padrone, mentre gli esseri umani sono soltanto dei gran grassoni che non hanno quasi più energia per far niente, e non a caso hanno dei supporti tecnologici che fanno tutto per loro, però in realtà quello di cui ti rendi conto è che lì dentro passano la storia degli armi, guerre, esattamente come in un grande poema cavalleresco, per cui in realtà tu ti dimentichi immediatamente, gli unici che sembrano non umani sono gli uomini, sono gli esseri umani, e tutti gli altri invece sembrano semplicemente con delle armature. Cioè voi vi rendete conto durante la lettura che questi robot che tra di loro vanno in questo paesaggio desolato, che fuggono, che combattono, che si vivisezionano o si robosezionano, eccetera eccetera, in realtà voi mentre leggete, o almeno questo è capitato a me, ti sembra che di leggere che quei robot non sono dei robot, ma sono soltanto appunto dei personaggi dei poemi cavallereschi con delle armature addosso. Questo hai l'impressione, anche se poi naturalmente dietro tutta questa cosa di questo mondo che arriva 6.000 anni dopo l'invenzione della ruota, dei sumeri, eccetera, eccetera, sei in un mondo che è molto avanti. Allora, in realtà questa provoca nella lettura un gran divertimento, che è un gran divertimento di genere. Diceva D'Ermanno che se io dovessi, voi sapete che vengono sempre, si dice, bisogna fare la versione attualizzata o in lingua corrente, no? Tante volte si dice, se io dovessi fare l'Ariosto in lingua corrente, farei La galassia dei dementi, se fosse in grado, ma in realtà Ermanno Cavazzoni è in grado, cioè è come se fosse un Ariosto che è entrato dentro Ermanno Cavazzoni, ha prodotto qualcosa che è lontanissimo dall'Ariosto, ma in qualche modo eccita nello stesso modo, solletica lo stesso tipo di neuroni che solletica l'Ariosto. E questa è un'esperienza alla lettura che vi assicuro è totalmente come dire, rigenerante, totalmente crea una forma di piacere e allo stesso tempo vi ricorda quei sapori lì dei poemi cavallereschi, e però nello stesso tempo ti porta molto avanti. Allora, e tutto sommato questo è quello
con cui vorrei iniziare poi a dialogare con Ermanno, e poi giustamente Ermanno diceva poi varrà la pena di leggere, perché poi a parlare siamo bravi tutti, però se non si sa, non si sente che rumore fa, che suono fa un libro, non si capisce niente. Allora, niente, volevo partire da questa, in realtà da questa cosa dei poemi cavallereschi che a me ha colpito moltissimo, e non è stato neanche un pensiero intelligente, nel senso che non era un pensiero intellettuale quello che stavo facendo, era semplicemente che a un certo punto io, da grande amante dell'Ariosto, mi sono trovato appunto con il neurone ariostesco contento. E mi sono detto, ma guarda che roba, che strano, che quel neurone lì che solo Ariosto lo solleticava, adesso la galassia dei dementi me lo riporta in vita. È uscito fuori e ho detto, oh, finalmente, stai leggendo Ariosto? Io ho detto, no, sto leggendo la galassia dei dementi. Allora, volevo partire, Ermanno, con te da questa cosa di Ariosto, insomma, dei poemi cavallereschi in generale. Beh, ti ringrazio moltissimo, Andrea, del paragone con l'Ariosto, che è il più grande scrittore del mondo. Quindi è come dire che è riuscito, benissimo. Però è vero, sono un appassionato non solo dell'Ariosto, ma dei poemi cavallereschi. Con Gianni Celati, quando ci vedevamo, ne parlavamo come la gente parla di Topolino, non so, o dei fotoromanzi o della cronaca vera. Con i personaggi ti favamo, eccetera, e poi ho anche letto parecchio tutto, Boiardo, Pulci, che sono quelli più noti e rimasti nella storia, ma anche i minori, a volte orrendi. Ci sono poemi cavallereschi minori che non sono stati mai più ristampati fuori dal Cinquecento e che sono illeggibili, perché era un genere veramente molto, molto letto, molto radicato, e se ci pensate era un genere, è un genere indubbiamente non parodico, ma in genere viene definito ironico Ariosto. Adesso l'ironia ha qualcosa della cattiveria, mentre invece non è così. Ariosto ama molto i suoi personaggi. L'ironia o il divertirsi con un genere, lo faceva Ariosto, era rivolto ai poemi seri, alla chanson de Roland, che era stata la grande epica occidentale, la grande guerra, la battaglia di Roncisvalle, eccetera, eccetera, che era seria, era l'epica occidentale che fermava l'Islam. Quando è arrivato in Italia, come sempre succede, non solo nella letteratura, ma secondo me in tutti i generi, comprese le automobili, quando arriva in Italia diventa scherzoso, e tutti questi, a cominciare dal Pulci, che forse è stato il primo, dopo i Cantari, che però ancora non hanno questo aspetto di divertimento, sono stati un genere scherzoso, che ha scherzato proprio sulla serietà del, come tanta letteratura, la più bella letteratura italiana fa, ha sempre fatto. Pensate al Decameron, pensate a, ma mi viene anche da dire, un libro come I Promessi Sposi, il personaggio più bello è Don Abbondio, che è che è da commedia all'italiana, se ci pensate. Sì, Alberto Sordi. Alberto Sordi, sì. Eccetera, eccetera. E arrivare ai, l'ho già detto tante volte, agli spaghetti western, che sono proprio l'analogo dell'operazione che hanno fatto i poemi italiani su, però gli spaghetti western l'hanno fatto sull'epica americana, cioè sul western alla John Wayne, serio, così. Un po' quello che ho cercato di fare io è proprio di prendere un genere molto interessante, che è la fantascienza, che oggi mi dicono va meno di moda, del che sono anche più contento. Oggi va di moda il poliziesco, che è molto diverso, e ho un po' preso la fantascienza, che è bellissima, è stato un genere soprattutto americano, producendo bellissimi libri, autori Asimov, Philip Dick, eccetera, tanti li avranno letto, e che ha avuto anche una filmografia, cioè film straordinari, proprio
adesso è inutile che li citi, seri, però è tutta seria, con delle bellissime idee. Questo è come usare un genere, ho provato a usare un genere con tutti gli stereotipi del genere, i robot droidi, cioè esseri umani che dall'aspetto sono perfettamente umani, ma sono macchine. E quindi in questo sì c'è il poema cavalleresco, che cosa i droidi, in fondo Orlando, Rinaldo, tutti gli eroi cavallereschi, sono dei droidi, cioè sono delle macchine. E che cosa hanno in comune con le macchine? Questo l'ho sempre pensato anche quando leggevo i poemi cavallereschi, che sono maniacali. Orlando corre dietro ad Angelica e ha in mente solo quello, così Mandricardo vuole, se avete letto l'Ariosto, il Boiardo, Mandricardo vuole solo la spada di Orlando, se non sbaglio, e tanto che combatte senza spada, perché finché non l'avrà lui combatterà con i pezzi di legno che si trova in mano, eccetera, e si continua. E sono tutti dei maniaci, come sono gli insetti, che sono dei, hanno una loro mira, una loro programmazione, o come sono gli elettrodomestici. Io avevo detto a Agnoli, quando su Repubblica, che un frigorifero mi ha sempre dato l'idea del monomaniaco: se uno lascia aperta la porta del frigorifero, lui continua a produrre freddo accanitamente e non c'è verso di farlo smuovere da questa idea. E così una lavatrice, se il tubo cade e si perde, allaga, lei butta fuori e continua il ciclo imperterrita. Certo, è chiaro che tutti sappiamo perché lo fanno così, però sono, ecco, pensate a un droide evoluto che però viene dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, perché quella è la sua fonte. Abbiamo iniziato così e continuiamo, e siamo arrivati finora al computer, a sistemi molto complessi. Però se mi viene da pensare all'evoluzione, penso a degli esseri che somigliano agli umani, ma che hanno queste caratteristiche maniacali. E questo qui è stato un po' la prima, che è indubbiamente parallela, che mi è anche suggerita dai poemi cavallereschi, e Ariosto indubbiamente aveva in mente, questo l'ho sempre pensato, non tanto le macchine, perché allora non esistevano le macchine come abbiamo noi, elettriche o elettroniche, ma vedeva gli insetti. I poemi cavallereschi, i cavalieri dei poemi cavallereschi sono come gli insetti, cioè hanno degli istinti inderogabili, mirano a quelli, e tanto che Cartesio diceva che gli animali sono delle macchine, eccetera eccetera. Ecco, però è interessante, perché poi gli insetti qua dentro hanno e avranno un ruolo. Quello che succede è che appunto si mette insieme Philip Dick, Vonnegut, Ariosto, il Pulci, stanno tutti insieme. Quando leggi di Xenophon, uno di questi droidi, leggi di Orlando, cioè a un certo punto perdi, semplicemente pensi che sia chiamato in un altro modo, però nella testa non ci sono i nomi, nella testa non ci sono nemmeno le trame esatte, nella testa succedono delle cose e ti succedono esattamente le stesse. Poi è chiamato Xenophon, ma potrebbe essere chiamato Orlando allo stesso modo. Quello che dice Ermanno è interessante, perché da un lato appunto gli eroi dei poemi cavallereschi sono come degli elettrodomestici, sono monomaniaci, o i monomaniaci o gli elettrodomestici sono, insomma, si assomigliano tra di loro, e c'è questa, appunto, questa natura ossessiva. Tra l'altro, quando si legge, un altro elemento che viene in testa, o che almeno a me veniva in testa alla lettura, oltre ai libri di fantascienza, ai poemi cavallereschi, era proprio il teatro di burattini, perché in realtà è quella variante del poema cavalleresco che è fatto proprio anche dal fatto che si cozzano tra di loro. E però, appunto, da un lato c'è, perché sono due gli elementi, questo è un luogo in cui i droidi, diciamo, la fanno da padroni, però ci sono anche gli esseri umani. E allora, se da un lato esiste l'elemento del frigorifero monomaniaco e della lavatrice monomaniaca, dall'altra c'è la famiglia Vitosi, si chiamano Vistosi, Vitosi, Vitosi, che quindi è
da un lato c'è l'elettrodomestico monomaniaco, che quindi può diventare, avere anche le fattezze di un essere umano ma resta monomaniaco, e dall'altra cosa interessantissima è la reazione che gli esseri umani hanno nei confronti degli elettrodomestici, nel senso che gli esseri umani sempre di più adesso, presenti esclusi, voi sarete tutti tranquillissimi, ma tutti noi, vi sarà capitato una volta di supplicare la stampante: per favore, tira fuori questo foglio. E qua, e quando poi, dopo che hai cambiato la cartuccia, funziona, la abbracceresti, no? Hai il rapporto che hai con, che abbiamo sempre di più con gli oggetti tecnologici, di cui sappiamo sempre di meno, nel senso che adesso non siamo più in grado di far nulla, quindi cioè, se apri, non sai neanche come aprire un computer, è sottile così, non ci fai niente, però abbiamo un rapporto totalmente magico con questa entità, un rapporto magico e totalmente emotivo. Cioè noi, se vediamo il telefonino che si illumina, noi effettivamente, adesso io non sono né un cardiologo né un, però effettivamente, o né un neurologo, anzi avevo letto che produce, cioè vedere il telefono che si accende produce piacere, no? Cioè quindi è proprio effettivamente, noi vediamo la luce che si accende, dipende, se aspetti brutte notizie ti spaventi, se invece sei innamorato dici oh finalmente, e quindi fondamentalmente nei confronti di un oggetto come questa cosa qua hai tutta una serie di pulsioni emotive, erotiche, ognuno ha le sue, proprio che partono, che stanno attaccate a una cosa così, ma non necessariamente il cellulare, appunto ci troviamo a parlare con gli elettrodomestici che abbiamo in casa, non solo il computer, non solo la lavatrice, esattamente come poi uno parla a un cane, no? Cioè vai in giro parlando col cane, oppure ti trovi davanti alla lavatrice, la prima, e dici e tu come funzioni? No? Guardando il libretto di istruzioni, no? Oppure non sei capace a far niente, eccetera, eccetera. E quindi in realtà in questo libro c'è la dialettica, c'è questa dialettica, perché c'è questa famiglia che ha, appunto, come dicevo prima, ognuno ha il suo robottino, ognuno ha il proprio oggetto del desiderio, e che in fondo fondamentalmente li hanno così travasato gli esseri umani di emozioni gli oggetti, che ne sono, questo sembra succedere in questo libro, è come se gli esseri umani fossero rimasti vuoti di emozioni e tutte fossero andate dentro la stampante, dentro la lavatrice, dentro il frigorifero, che in qualche modo sono infinitamente più umani dei due ciccioni, di questa famiglia che sta lì con delle timide e affaticate e in fondo sfinite gelosie gli uni nei confronti degli altri. Io direi, hermano, se ti va, che a questo punto forse potremmo leggere sì, dico due parole. No, si mette a scrivere un libro di fantascienza, lo ambienta negli Stati Uniti, gli viene da questo libro è ambientato invece nel triangolo che va da Bologna, anzi più che Bologna, da Cicogna, che è una località che forse la conoscete, che è l'unica località sopravvissuta alla distruzione aliena, che ha azzerato tutto il globo. Bologna è diventata una montagnetta come la Montagnola, cioè di residui, dove gli umani vanno a pescare gli oggetti per il loro collezionismo, che è l'unica attività rimasta. Questo Hans Vitosi, che incomincia, colleziona grucce per abiti e sogna fossi vissuto nel tempo in cui le buttavano via, eccetera, eccetera, e questa è l'attività umana. Ecco, questa è l'ambientazione tra Cicogna nel triangolo e arriva ai colli Euganei e alle foci del Po, la zona di Comacchio circa. Questo qua, in questa zona si svolge la fantascienza. È circa, adesso come ha detto Andrea, la datazione a partire dalla ruota, ma rispetto alla nascita di Cristo è circa fra 400 anni l'ambientazione del libro. Gli esseri che ci sono appunto questi umani ormai, c'è stato 100 anni prima un assalto alieno inspiegabile, perché anche gli alieni
non si capisce molto cosa vogliono, e adesso c'è stata questa devastazione completa e le città non esistono più, sono mucchi di rovine, e poi le macchine automatiche che continuano, il mondo è come un sistema omeostatico, cioè come lo sciacquone del bagno che è un sistema omeostatico, cioè quando arriva al livello smette di buttare acqua e via via eccetera, e la terra funziona così con le macchine che producono alimenti e continuano a produrle, arare la terra, prendere i capi di bestiame e lasciare sparse le scatolette di carne già in scatola nella pianura, e quindi i problemi alimentari non ci sono. Sono arrivati gli alieni, ma anche gli alieni, che vengono sempre rappresentati come delle intelligenze supreme, anche loro sono un po' tonti. E soprattutto il problema con gli alieni, io me lo sono sempre chiesto, è il problema della traduzione. In genere viene risolta la traduzione con una macchinetta traduttrice universale. Però avete mai provato a fare quelle traduzioni automatiche col computer? Quando il programma traduce da un'altra lingua, provate a tradurre, c'è chi ha fatto questo gioco, tradurre dalla lingua straniera all'italiano, poi quest'italiano ridarlo e ritradurlo, dopo un po' il testo diventa una cosa assolutamente non incomprensibile o altro, o completamente diverso. Beh, lì gli alieni che arrivano hanno le macchinette traduttrici, ma le macchinette traduttrici hanno dei gravi problemi di traduzione, perché provate a pensare, non so, un'espressione porco cane, che cazzo vuoi? Allora, una macchinetta che venga da un altro pianeta, che non ha mammiferi, già porco cane, come fa a tradurlo? E poi una macchinetta che abbia un sistema, una macchinetta degli alieni che abbiano un sistema riproduttivo, non lo so, con una spermatofora, sapete come quelle dovrebbe dire, ma che spermatofora succede? Che già un po' si perde, ma se avessero poi un sistema di riproduzione a spore, come fa una macchinetta traduttrice a tradurre? Dovrebbe fare un lungo discorso che spiega cosa sono i mammiferi, cos'è un porco, cos'è un cane, come mai gli si mette vicini, eccetera. E così la parola cazzo, scusate, ma è molto d'uso, quindi non fa scandalo, credo. E anche quello è un grave problema, perché se ci sono sistemi riproduttivi diversi, bisogna spiegare tutto, come fa l'uomo a copiarsi, a riprodurre. Quindi gli alieni che entrano in contatto con gli umani generano solo equivoci e non ci si capisce assolutamente, anche perché poi le macchinette evolute sono un po' autonome, vogliono spiegare come fa un traduttore, spesso mi è capitato a volte, il traduttore estemporaneo, ero andato in Turchia e dicevo una frase, il traduttore impiegava 10 minuti. Io dicevo, ma cosa hai detto? E lui diceva, ma ho dovuto spiegare certi concetti, per cui tutto degenera nella traduzione. Cioè, ci sono gli alieni, quindi capite che gli alieni sono dementi. Poi quelli che vengono sulla Terra, spesso, perché tra gli alieni non ci dovrebbero essere le teste di cazzo? Quelli insopportabili, quelli che la nave interplanetaria non li sopporta e li sbatte giù sulla Terra perché sono insopportabili e rovinano l'umore di tutto l'equipaggio, e sono quelli che cadono sulla Terra, e infatti sono degli alieni che, quanto a intelligenza, non raggiungono le vette. La fantascienza invece ha sempre gli alieni, pensate a dei bei film di Spielberg, sono sempre delle intelligenze molto superiori. Poi gli ufologi li considerano delle specie di divinità che ci controllano, eccetera eccetera. In tutto questo, poi c'è questa distruzione di cui non parlo. Adesso dico una cosa, un pezzo che voglio leggere. Ci sono le città femminili. In questa distruzione le uniche cose sopravvissute con un po' di civiltà dentro sono le città femminili, dove ci sono solo donne.
Il loro sistema riproduttivo però è cambiato e loro prendono ogni 3 anni, cambiano e c'è un maschio che serve per tutte. Le città femminili hanno sui 3.000 abitanti circa, sono chiuse, murate e hanno solo un uomo che prendono. E a un certo punto siamo nella fase in cui uno deve essere sostituito, perché un uomo non dura più di 3 anni in una città femminile. E quindi c'è un nuovo che si presenta e si parlano i due che si debbono. In quel momento è stato fatto avanzare, siamo nella città femminile, che è collocata in quel luogo, qualcuno forse lo conosce, del Po Morto, vicino a Ferrara. La città femminile del Po Morto si chiama. E in quel momento è stato fatto avanzare un essere dall'apparenza maschile. Ecco nostro marito, era spiegazzato, avvizzito, come una prugna matura liofilizzata dal sole. Gli volevano bene, tutte quante. Qualcuno lo accarezzava, uno lo pettinava piano con le dita. Povero Pipo, è stanco, ormai è sempre stanco. Dà un bacio a papà, una ha detto, una bambina. Era il marito di tutte, perché l'uso e il costume di quella città era di avere un maschio solo al servizio di tutte. E tutte lo amavano, erano contente se lui si divertiva, una notte con una notte con un'altra, se lo spartivano secondo giustizia e secondo le voglie, chi lo voleva di pomeriggio, dopo pranzo, per un sonnellino, lo prendo io fino alle 4, poi dopo le 4 lo volevo un'altra, a volte solo per delle coccole, a volte per fare l'amore intensamente dalle 4 alle 7, poi riposo, poi cenavano, lo rimpinzavano di cose dolci, di noci, nocciole, mandorle, ma anche bistecche in scatola che venivano dalle mandrie inscatolate. Lo tenevano su con le uova per affrontare la giornata che si svolgeva nelle stanze da letto, perciò era pallido questo Pipo ed ingrassato. Alle femmine piaceva un marito in carne, anzi leggermente grasso, per via delle riserve energetiche, che non che volessero acrobazie o eccessi carnali, a questo non erano interessate, volevano del sentimento che assorbe molte riserve di lipidi. Un padre e marito non durava a lungo, qualche anno, in genere 3 anni, che era un ciclo di generazione di quasi tutte. Poi diventava pastoso come un panetto di burro, inutilizzabile. Questo Pipo era al 3° anno, scaduto, e si vedeva, era stanco di vivere. Poteva Avoscan, è il nuovo che arriva, poteva Avoscan sostituirlo? Ha chiesto il tipo a Avoscan. Sì, ha risposto. Il Pipo doveva dargli consigli. Sono 100 da amministrare ogni anno. Una femmina pretende l'amore una volta alla settimana, sarebbero 14 al giorno, togli i periodi di impossibilità, le piccole malattie stagionali, a volte qualcuna fa il muso perché invece di amarla eri nervoso e allora non si fa vedere per 2 settimane, e questo è un fenomeno che incide sul totale per il 5%, cioè ogni settimana ce ne sono 5 che incominciano a tenerti il muso e altri 5 che sono alla 2ª settimana di muso. Quindi l'incidenza settimanale è di 10 che non ti vogliono vedere. Tu capisci che questo è un bene per la tua salute. Le indisposte sono un altro 10%, per cui si riducono 9 al giorno, su per giù. Su per giù perché non sono dati regolari, oscillano con la luna e con la posizione del sole, come per le maree. Se tu hai una tavola delle maree, questa ti può aiutare. Quando la luna è in congiunzione col sole, c'è una crescita della domanda, anche la posizione di Giove contribuisce perché ha una massa 318 volte la Terra, ma è massima la domanda con l'allineamento di tutti i pianeti, la marea è al colmo e ancora più se tira vento che non lascia defluire le acque. Ah, in quei giorni sei come un tappo alla deriva, molto amato, devi spenderti tutto finché cala con la bassa marea di quadratura. Hai capito? Sì. Hai le tavole delle maree? No, ma posso far senza. No,
ha ridetto il Pippo, ci vogliono le tavole, te le posso lasciare io, le ho avute dal precedente, che le ho avute da primo ancora. E così andando indietro sono tavole per calcolare le congiunzioni, se no arrivi impreparato e non duri. Ah, va bene, dammi le tavole, io cosa ti posso dare? Niente mi puoi dare, io sono alla fine, non mi lamento, io ho dato molto, in cambio ho avuto molto. Le ho amate tutte, con tutto il cuore, e tu non sai quanto mi hanno amato. Se non mi vedevano mi pensavano, fedeli, appassionate, quanti bigliettini ogni giorno. Pippo stanotte alle 3 sulla terrazza, Pippo alle 4 stanza 21, ti amo. Pippo, amore mio, ti aspetto alle 5, Pippo oggi alle 6. Allora ho detto, facciamo un registro con le prenotazioni perché non mi posso sdoppiare, scusatemi tutte, sono appassionate ma sono ragionevoli, ti consiglio di tenere un registro. Sì, lo terrò, lo faccio tenere al mio aiutante. No, questo no. Questo è un modo freddo, a loro piace il calore, loro guardano il registro e se c'è scritto da una Pippo ti amo, un'altra scrive di getto ad esempio Pippo ti adoro e quella dopo scrive un mezzo romanzo, Pippo amore ho camminato guardando la luna, ho camminato guardando Arturo, pensavo a noi due all'ultima volta, lunedì scorso, mi sembra un secolo, eccetera. E tu devi leggere, lasciare un segno, la traccia di un bacio, devi diversificare, se no sei meccanico e allora le offendi. Sì, ho capito, ma tu adesso? Io adesso non so, sono molto anemico, ti lascio il posto, vedo già che piaci, io sono in declino. Dicono che mi sono stancato, che non è più come i primi tempi, quando ardevamo d'amore, baci, carezze, non ne avevano mai abbastanza. Dicono che adesso è un'abitudine, che non c'è fuoco, anche da parte loro. La morte di un rapporto è l'abitudine, per cui ognuna aveva un suo orario e un suo giorno già scritto sopra il registro e venivano a lamentarsi una dopo l'altra. Non parliamo più, una diceva. Povera Stella, le dicevo, perché era vero. Non che parlassimo molto un tempo, però parlava lei e le sembrava che tutto fosse un dialogo e una complicità. Non mi desideri più, un'altra diceva, perché era lei che si era spenta, e anch'io per la verità, no, le dicevo, tesoro. Erano 100 che si lamentavano, con una frequenza maggiore, anche le indisposte, quelle col muso, e mandavano le più anziane a parlarmi, 50 o 60 colloqui al giorno, questo vuol dire anemia, cardiopatia, cervicale, labirintite, guarda come sono ridotto, sì, lo vedo. I primi momenti sono i più belli, ecco le tavole delle lunazioni, ecco il registro. Nei primi tempi non ti servirà, sarà tutto improvvisato. Attorno centinaia di ragazze, bambini, donne mature, nonne, ma già qualcuna si accostava da Voscan e timidamente gli ha bisbigliato. Benvenuto! E lui, benvenuta tu tesorino. Un'altra gli si è accoccolata vicino, che gioia averti qui in mezzo a noi. La gioia è mia, biscottino, come ti chiami? Mi puoi chiamare biscottino se ti piace. Sì, biscottino, e le ha fatto una carezza sulla guancia tonda. Tu sei Pippo 131, lo sai? A Voscane è rimasto perplesso. Non sapeva che il marito prende il nome di Pippo e il numero progressivo è il cognome che rimane ai figli. Intanto si erano avvicinati anche dei figli, erano figli di altri, di precedenti, di cognome 128, 129 e anche 130, cioè del collega ultimo. Io ho una domanda, io non so poi, Ermanno, se tu probabilmente volevi leggere altre cose, ma ho una domanda di composizione, cioè di lavoro. Quando ti sei messo a lavorare su questo libro, avevi già chiaro complessivamente il mondo che volevi raccontare? Magari. Avevi uno schema? Perché in realtà questo... nella lettura, una delle ragioni per cui la lettura è così
rinvigorente è che in realtà le cose sembrano germogliare le une dalle altre, no? Cioè questa sono fertili. È strano perché si racconta un mondo di devastazione con uno stile iperfertile in cui le parole germogliano dalle altre e le scene nascono le une dalle altre, anche queste che avete sentito. C'è, come dire, c'è una è come se il raccontare fosse come prima citavi il Decameron, no? Che ha questa, appunto, anche questa connotazione, questa esplosione di vita, di sessualità. È come se il racconto in realtà fosse la vera risposta fertile alla devastazione. E allora, quando leggevo, io avevo l'impressione in realtà che le cose succedessero in quel momento e che nella scrittura venissero fuori. Però il mondo poi alla fine è così delirantemente organizzato che appunto poi me lo sono chiesto, chissà se a che livello di, come dire, quanto di previsto c'era e quanto di così germinativo c'è nella scrittura, che è la ragione per cui alcune scritture ti portano a queste forme di trip mentali, a questa forma di ti trovi improvvisamente da un'altra parte senza sapere come c'eri arrivato, ma perché le parole figliano. Queste è pieno di frasi gravide e che tirano avanti, ne fanno nascere delle altre che sbucano e portano via. Sì, se mi dessero una trama da fare già tutte compilate che io devo riempire, sarei rovinato perché non vado avanti. Le cose si generano al mattino sono un po' più intelligente, o comunque si vede che ho un movimento maggiore. Ne ho scritto in larga parte, sì, un po' a Bologna, ma anche soprattutto in montagna, sulle Dolomiti, dove ci passo i periodi. E al mattino proprio sono sorpreso perché saltano fuori le cose da sole, una dietro l'altra, senza sapere dove debbano arrivare. E se riesco a mettere insieme qualcosa, mi sembra di essermi un po' meritato di stare al mondo. Proprio lo dico perché quando non combino niente in una mattina sono avvilito e dico non sono più capace di fare niente, meglio che vada a zappare o così. Quindi questo libro ci ho guardato prima, in questi giorni mi sono messo a farlo nel 2011, anzi questo libro nasce grazie a mia figlia che è qua e che mi ha regalato circa in quel periodo, non so se faceva le medie o così, mi ha regalato un quadernino con la spirale molto stretto e lungo. Io uso i fogli, un foglio A4 tagliato in tre, che non so perché mi è comodo, e quel quadernino magicamente era A3, e ho incominciato su quel quadernino a scrivere questa storia di fantascienza, senza sapere assolutamente dove sarebbe andata a finire. Poi dopo ne ho pubblicato un pezzetto, e questo è stato un guaio, sul Sole 24 Ore, sulle domenicali a cui collaboro, però era un pezzetto profondamente imperfetto che mi ha gettato proprio nel sconforto, e ho piantato lì e ho smesso per un anno o due. Proprio mi faceva un po' paura l'argomento. Poi dopo l'ho ripreso e mi è riaccattivato ed è cresciuto, cresce. Ma secondo me è poi il buon metodo. Se pensate, adesso hai citato tu l'Ariosto, non voglio paragonarmi perché Ariosto, se fosse qua, gli bacerei i piedi scalzi anche. E se guardate tra la prima edizione e la seconda edizione, lui allegramente ci infila nell'ultima edizione dei pezzi interi nuovi che infila dentro, quindi io non so come lavorasse, né lo si sa molto a quanto, perché non credo siano rimasti manoscritti, eccetera, però si sente che aveva episodi che lui aveva in mente e che li attacca, cosa che diceva peraltro anche Benedetto Croce, aveva perfettamente ragione, che gli autori li chiamava
parti, mi sembra, liriche, forse il nome dava adito a equivoci, però un autore lavora per pezzi, secondo me, pezzi che ha in testa e che poi concatena. Certo, il vincolo è l'argomento, il panorama, ma anche il panorama in questo libro è cambiato a poco, lo dico proprio, è cambiato, e dopo sono dovuto tornare indietro e ricambiarlo dall'inizio in modo che Andrea Baiani abbia lì l'impressione, dico, che appunto vada avanti tutto agganciandosi e sorgendo. Ecco, questo è un consiglio che mi verrebbe da dare a chi scrive: non fate dei piani, non fate delle scalette, non fate delle cose, buttatevi lì e poi vi porta la parola dove vuole lei, che ne sa più di voi e di me. Sì, e in questo caso è... perché poi l'impressione stranissima, adesso dico una cosa che forse non è tanto intelligente, ma anch'io vado più forte la mattina, che poi la cosa che colpisce moltissimo quando, a me che sono un lettore delle cose di Ermanno da sempre, cioè è uno dei primi autori che ho letto quando ho cominciato a leggere autori contemporanei, molti anni fa ormai, è che poi in realtà questo libro, letto adesso, e ovviamente uno lo legge adesso, però in realtà quando uno legge questo libro ha l'impressione che paradossalmente non sia così abissalmente diverso dagli altri libri, nel senso che ritrovate esattamente le stesse atmosfere, e che fa di Ermanno Cavazzoni probabilmente uno dei più grandi autori di fantascienza in Italia, nel senso che poi in realtà queste erano, anche gli altri libri avevano questi stessi elementi che ritrovate qua dentro. Io chiederei a Ermanno, siamo verso la fine, se un pezzetto breve, di leggere un ultimo pezzo con cui, direi, vi salutiamo, breve, così non inzaccheriamo con altre parole che non siano quelle del libro La galassia dei dementi, che credo si trovi lì fuori con un bel banchetto dove voi potrete portarvi a casa un ponderoso volume. Prego, Ermanno. Piccolo pezzetto, mi è difficile isolare dei pezzetti perché sono varie trame che si incatenano, si incrociano, proprio come fanno i poemi cavallereschi, quello li ho preso da lì, ma come fa anche Asimov, d'altronde ci sono vari personaggi che poi si incrociano, si incontrano, eccetera, eccetera. Allora a volte è difficile isolare un pezzo senza sapere cosa è successo prima. Adesso provo. La situazione è questa, di questo pezzetto che vi scontro. Gli alieni, questo lo si sa a libro molto inoltrato, gli alieni che hanno queste astronavi, ci sono poi tre razze di alieni che arrivano, ma una razza di questi alieni prende le teste umane, i cervelli, ma prende in genere per far prima tutta la testa, e li collega come un super computer, no? come i computer che si collegano tra loro, e lì non sto a dire come le prende, eccetera, eccetera. Ne prende due, di due personaggi. Uno è questo Avoscan, che aveva fatto la sua carriera nella città femminile, e l'altro è il Pipo precedente. Leggo questo pezzo perché i due personaggi sono quei due che ho appena letto e che avete sentito, che però sono stati aspirati dagli alieni, anzi gli alieni hanno chiesto a loro: volete la vita eterna o volete restare sulla terra? E allora il Pipo vecchio, che è ridotto male così, ha detto la vita eterna. E la vita eterna era appunto stare lì con la testa, in questo sistema connesso di teste, e Avoscan gli è andato dietro, ha fatto quello che ha fatto lui. E si trovano queste due teste lì vicino, possono muovere la mimica, ma di voce ne hanno poca perché non hanno i polmoni, e quindi riescono a emettere le consonanti. Immagino che parli così, senza fiato, senza vocali.
e soprattutto quello di fianco, e quindi Avoscan ce l'ha a morte col Pipo, perché ha capito che la vita eterna è questa, ed è lì, e soprattutto ha capito che dovrà stare in eternità, o comunque per parecchio tempo, vicino all'altro che non sopporta e che è causa della sua vita eterna. Avoscan sbirciava il pipo in cagnesco e continuava a rimuginare le sue maledizioni. Maledetto stronzo, brutta carogna, miserabile, vile, squallido essere senza la minima capacità di ragionamento. Vagamente il senso di queste parole veniva trasmesso neurologicamente attraverso un fascio di fibre, essendo una catena di cervelli tutti connessi, migliaia, ma più distintamente il pipo gli leggeva le offese sulle labbra, che erano mobili, come la lingua, gli occhi, le orecchie, solo con un abbozzo di voce, non avendo il fiato che viene dai polmoni. Parlava da muto, articolando per quel che poteva le consonanti palatali, labiali, sibilanti e fricative. Brutto stronzo, mal creato e superficiale, perché non hai detto che preferivamo la terra? Tu mi hai distolto dalle mie intenzioni. Che vita eterna è questa, con la tua subdola faccia vicino, vile cane, merdoso, squallido e insipido? E la sequela di offese continuava per ore e ore, occupava la maggior parte del tempo, poi la sequela ricominciava da capo, fesso, immaturo, eccetera, eccetera, e ricominciava ancora a insultarlo con metodo. Testa di rapa, testa di cavolo, testa piena di broda, testa che mi fai schifo solo a guardarla, testa che averti vicino piuttosto mi butterei nella fogna, testone, testa dura, testarda, testicolo secco, eccetera, eccetera. Andava avanti con le varianti di testa fino all'assurdo, poi attaccava con asino, lo ripeteva all'infinito, asino, 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 asino. Il pipo gli guardava le labbra che si muovevano ricorsivamente, ci volevano giorni prima che si stancasse, allora rallentava. Asino, 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 giorni e giorni così, non avevano altro da fare. Questa vita sarebbe continuata per l'eternità. Il suo povero corpo non si sapeva più dove fosse, che cosa se n'erano fatti, se era vivo da qualche parte senza la testa, il suo e quello del pipo, che camminavano senza sentirci, vederci come due zombie, o erano stati gettati in un carnaio per moltiplicare le mosche, già marci, consunti, solo il biancheggiar delle ossa. Allora piangevano, prima lui, poi il pipo, che piangeva di conseguenza per il biancheggiar delle loro ossa, e andavano avanti a lacrimare come due affetti da blefaroftalmia. Questa è la vita eterna, chi mai la desidererebbe? Raramente compariva un alieno, puliva gli occhi, il naso, Avoscan ricominciava a ingiuriarlo con sibili e le labiali. Lui e tutta la loro razza, chi credevano d'essere, che diritto avevano? Ma l'alieno aveva fretta, gli puliva anche la bocca mentre protestava ostinatamente senza suono vocale, lo spolverava, poi se ne andava. Fine. Ermanno Cavazzoni. Grazie. Firmare qua per la video.